Tre impegni di spessore tra questo fine settimana e l'inizio della prossima in casa città di Mascalucia. Giocheranno tre squadre biancazzurre su quattro. A riposo i giovanissimi che in queste immagini vediamo impegnati in una seduta di allenamento del giovedì e che riprenderanno dopo la pausa di questo weekend con la sfida di Belpasso di giorno 19. La prima a scendere in campo sarà la maggiore formazione di promozione che per il decimo turno riceverà il Terme Vigliatore. Al Bonaiuto Somma fischio d'inizio alle ore 15 per il gruppo di Maurizio Anastasi, assenze irrilevanti, quelle di Alfio Spartà in difesa e Stefano Porto in mediana. In forse Santo Orofino e Simone Palma che si tenteranno di recuperare in vista di un match che dovrà segnare il riscatto dopo il KO con la Ionica della scorsa giornata. Juniores, il gruppo di Ivano Turrisi che ha assistito dalla tribuna alla gara della terza giornata, lasciando spazio al vice Alessandro Lenzo, è reduce dal bel successo esterno per 3-2 a Mister Bianco, firmato Rosano, e da una doppietta di Morabito con un rigore respinto da Zuccalà su Michalizzi, che ha realizzato le reti locali in apertura e chiusura. Lunedì a Mascalucia, big match con Ladrano, a punteggio pieno, a quota 9, più 2 sui biancazzurri, che meditano l'operazione sorpasso. Infine gli allievi impegnati sabato alle 17:30 a Grevina contro il Fasano. Dopo la vittoria dell'esordio, l'11 di Sebi di prima è pronto a confermarsi nella trasferta della seconda giornata. Durante l'allenamento del giovedì abbiamo raccolto le impressioni del team manager Fulvio Strano. Le assenze potranno essere di peso, ma prima di tutto conta la mentalità. Sì, questo sia la base, perché sono sia assenze importanti, però sempre la voglia la mettono i ragazzi che entrano in campo, chi entra dopo, perché le sostituzioni, come ben sappiamo, sono 5 e saranno molto importanti per questa partita. Un campionato dove ci sono molte belle squadre, dovremmo mettere qualche partita in più, molto più voglia. Che avversario è il Terme Vigliatore per quello che è l'idea che Una buona squadra se si trova nella classifica in un alto livello è perché lo merita. Una squadra buona, ma noi stare in casa faremo la nostra partita. Fulvio, lunedì la Juniores è chiamata un big match, 7 punti contro 9 punti dell'Adrano e questo è già un banco di prova, se non è decisivo, comunque importante. Una partita sarà molto decisiva perché come sappiamo il campionato Juniores è un campionato piccolo e stretto dove una sconfitta, una vittoria contro una rivale fa molto peso. Pure con gli allievi, con i giovanissimi sta facendo un bel campionato, la società punta molto sui giovani, infatti siamo sempre presenti nelle partite dei juniores, degli allievi, dei giovanissimi, perché il nostro obiettivo è portare molti di questi giovani nella prima squadra. Il rapporto di Fulvio Strano con la società del presidente Spina, ovvero un bel rapporto, Spina. ringrazio infatti il presidente Giovanni Spina, Antonio Cesarotti, perché per darmi questa possibilità dopo molti anni continua il nostro rapporto che abbiamo a livello calcistico.